stai finalmente ammorbidendo, Bill. Claudia, Costantinopoli, che i turchi chiamano Istanbul, mi ha accolto come uno dei suoi figli. Gli assassini di qui, guidati da un affabile guerriero di nome Yusuf, sono assai fieri della loro città. Il luogo più vario e colorito che si possa immaginare. Ma è anche una città travagliata. Una fazione ribelle di templari bizantini lotta ancora per mantenere il potere. I loro recenti attacchi hanno ritardato la mia ricerca delle chiavi di Masyaf. Ma non durerà. Non appena ne sarò in grado, vedrò di trovare la vecchia stazione commerciale dei Polo, cercando indizi che mi avvicinino alle chiavi. Come c'è andata? Meglio che al nemico, abbiamo ripreso il covo. Ma abbiamo perso molti amici in questo scontro. Quanti morti per una piccola conquista. Tu hai una certa esperienza nell'arruolare nuovi assassini, giusto? Più che discreta. La gente di qui è stufa di questi attacchi dei Templari. Perché non fai ricorso al tuo fascino e ci trovi delle nuove reclute? Sì, ma in questo covo non è il caso di addestrarle. Non così presto. Mi sembra giusto. Parla con uno dei miei uomini a Galata quando hai finito. Può aiutarti ad addestrarle. In questo momento mio marito sta discutendo con... Siete un uomo compassionevole, Effendi. Potete aiutarmi? Non nego di aver rubato della frutta da un mercante, ma solo perché la fame ha avuto la meglio sulla mia onestà. Portatemi la chiave di queste catene e vi ripagherò 10 volte tanto. Aspettami qui. Per forza. È fuggito nei boschi intorno a Kefe. Anche se non è noto di quanto sostegno goda in quella zona, non c'è dubbio che approfitterà della sua presenza. Scendi! Adesso! Quello mi pare di più. Immagino che vi sia un folle in ognuno di noi. Impressionante. Meglio che stia alla larga dalle guardie, però. Diti a Sua Eccellenza che sarò felice di passare domani. Va bene. Adesso impareranno a rispettarci. Dategli la ricompensa che si merita. Continuate, Presidente. Non potrei, è meglio scappare.
situazione. Che follia è questa? Voi mi umiliate, Effendi. Ripagherò il mercante che ho derubato e gli mostrerò la stessa gentilezza. Dopo esserti ripulito la coscienza, amico, unisciti alla nostra causa. Per essere un onesto uomo, bisogna avere un lavoro onesto. Ne sarei onorato. Grazie. Senza dubbio è un uomo audace. Perdonate la mia irrilevanza. Non lasciate che mi cancelli dalla vostra. Mentore, abbiamo un problema. Negli ultimi mesi sono scomparsi molti assassini e credo di sapere perché. Scomparsi? Intendi dire che sono stati uccisi? Temo di sì, ma non c'è tempo per spiegare. Nasconditi nel parco a ovest e attendi il mio arrivo. Lo vedrai tu stesso. E voi? Quando è stata l'ultima volta che vi siete fatto visitare? Non mi chiamano il Gin di Seta per nulla. E sono a vostra completa disposizione. Aguzza i sensi. Qui c'è un pericolo che non comprendo ancora a fondo. Resta di guardia. Io darò un'occhiata in giro. Usate come materiale di costruzione dalla popolazione comune. Grazie per la comprensione. Tutti i residenti.
residenti e visitatori di Istanbul sono pregati di fare attenzione ai muri pericolanti nelle aree danneggiate dal terremoto. Il Top Capi non sarà in alcun modo ritenuto responsabile di eventuali infortuni dovuti alla caduta di pezzi di pareti. C'è qualcosa che non mi convince. Segui quell'uomo! Solo un colpevole corre così veloce! Sì, così! Dategli addosso! Mi arrendo! Mi arrendo! Sto Guardie! Ti ha ferito? Ha ferito il mio orgoglio e ora ho il cuore pesante. Quell'uomo si chiama Vali. Un tempo era un assassino. Ha molto talento e un conto da saldare. Mevet, finché non verrà fermato o ucciso, temo che nessuno di noi sarà al sicuro in città. E finché non finirai l'addestramento, non ti lascerò faccia a faccia con un individuo così letale. Pensiamo innanzitutto ad affinare le tue capacità. Ci sono danni? Non mi pare. I templari bizantini sono dei cattivi ospiti, ma come inquilini non sono male. Una volta conquistato un posto, lo conservano intatto. Perché intendono restarci. Esattamente. Bene, come promesso, se hai voglia di imparare a fabbricare bombe, posso insegnartelo. Non toccare. Una mossa sbagliata e boom, viene giù tutto l'edificio. Dici sul serio? Ah, che faccia che hai fatto! Ecco, ti faccio vedere. Thank you.
nostre bombe si compongono di tre parti. L'involucro, la polvere nera e l'ingrediente primario. Talvolta aggiungiamo qualcosa in più, per sfizio. Ma lo vedremo più tardi. Per ora, concentrati su questi elementi. Troverai molti ingredienti per le bombe, sparsi per tutta la città. Perciò, quando te ne vai in giro, tieni gli occhi aperti e il naso a terra. Mi terrà occupato. Grazie, Yusuf. Hai mai visto questo libro? No. È un diario? Sì. La crociata segreta di Niccolò Polo. Il padre di Marco? Ce l'aveva addosso un templare a Masyaf. Accenna alle cinque chiavi della biblioteca di Altair. Niccolò le portò qui e le nascose. Ah, i templari lo sanno. Quindi è una corsa contro il tempo. Ne hanno già trovata una, sotto il Top KP. Voglio recuperarla e trovare le altre quattro. E da dove inizierai? La vecchia stazione commerciale dei Polo. Gestivano un'attività in zona, no? Credo di sì. Parla con un uomo chiamato Piri Reis al Bazar. Può darti delle indicazioni. E insegnarti a fabbricare altre bombe, se sei interessato. Piri Reis, credo di aver veduto alcuni dei tuoi primi lavori. Reis? Ti manda Yusuf Tazim? Sembra una delle sue solite esagerazioni. Sì, ha detto che avresti potuto mostrarmi dov'era la stazione commerciale di Niccolò Polo. Ah, tu devi essere il fiorentino di cui tanto ha parlato. Enzo? Ezio. Ci sono andato vicino. Sì, la vecchia bottega dei Polo. È a ovest dell'Aia Sofia. Qui. Grazie. Yusuf ha detto anche che avrei dovuto parlare con te di alcune bombe speciali. Quell'uomo. Che chiacchierone. Evet, sono un navigatore della flotta del sultano. Ora in congedo per studiare cartografia. Ma durante il servizio ho sviluppato anche una passione per l'artiglieria e gli esplosivi. Ed è tornato comodo agli assassini. Ci ha dato un vantaggio. Ho molti tipi di bombe. Solo per gli assassini, certo. Letali, tattiche, diversive e alcune con un involucro speciale. Tutto quello che vedi è in vendita, ma devi dimostrarmi di sapere come usarlo. Sono ansioso di apprendere. Ebbene, nessuno te l'impedisce. Fammi sapere.
Buongiorno, Merhaba. Entrate, prego. Ah, scusate il disordine. Non ho avuto il tempo di sistemare da che sono tornata. Venite da Rodi, giusto? Sì, come lo sapete? Eravamo sulla stessa nave. Sono Ezio Auditore. Sofia Sartor. Ci conosciamo? Adesso sì. Posso dare un'occhiata? Prego. I libri migliori li trovate sul retro. Mi fa piacere incontrare un altro italiano in questo distretto. Stanno quasi tutti nel quartiere veneziano e a Galata. Altrettanto. Pensavo che la guerra fra gli ottomani e Venezia avesse costretto alla fuga quasi tutti. Abitavo qui con i miei genitori quando ero fanciulla. La guerra ci ha allontanato, ma ho sempre saputo che sarei tornata. Trovato qualcosa di vostro interesse? Oh mio Dio, chi ce l'ha messa? Incredibile. Dove conduce? Perché non lo scopriamo? Voi chi siete, messere? Solo l'uomo più interessante della vostra vita. Che presuntuoso. A presto, Sofia. Tornerò tra un momento. Schifo! Hai idea da quanto stiamo esplorando questa fetida cisterna? Sono qui da qualche settimana. 13 mesi! Da quando il Gran Maestro ha trovato quella maledetta chiave. Ma non ha la più pallida idea di quello che fa. Sa soltanto che sono da qualche parte, in città. È una grande città, questa. Lo so! È quello che ho detto. Tornate ai vostri posti, idioti. Troveremo le chiavi. Occhi aperti, eh? E guardate le porte, non i vostri piedi.
altro mercenario, immagino. Perché fa una cosa del genere? Sarebbe noiosissimo. Accuffate quell'imbecille! Allora, aspetta un istante. Niente, un altro straniero. Sono stufo di questo posto. Dico sul serio. Da non credere. Il Gran Maestro avrà i suoi motivi che mi piacerebbe conoscerti. Petros, assicurati che abbiamo abbastanza fiaccole per lo scavo. Sono stufo di brancolare nel buio. Quello non l'ho già visto. Che sia un mercenario. Lo vedo! Va lì! Nessuna pietà! Potrebbe essere il nostro... C'è qualcuno qui sotto con noi. Occhi aperti e mani pronte. Ah.
Salve Ezio. Eccovi finalmente. Che avete trovato? Qualcosa che potrebbe interessarvi. Mio Dio, che meraviglia! E questa è la mia bottega. Osservate i margini. Che strani simboli. E questi sono titoli di libri. Libri rari. Alcuni di questi non si vedono da più di 1000 anni. Niccolò Polo nascose questi libri per la città. Questa mappa dovrebbe dirci dove. Iniziate a intrigarmi, vagamente. A quanto vedo, devo prima trovare questi 3 libri. Potrebbero contenere indizi per localizzare gli altri. Molto curiosa. Un'altra è stata trovata sotto il palazzo Top Capi, ma c'è ancora tempo per raggiungere le altre. Trovata da chi? Uomini che non leggono. Sofia, potete decifrare la mappa e aiutarmi a trovare quei libri? Me li presterete quando avrete finito? Troveremo un accomodamento. Yusuf, salute. Piri mi ha detto che potevo trovarti qui. Hai trovato quello che stavi cercando?
Sì, credo di sì. Questa è una delle 5 chiavi di Altair, uno strano manufatto. Ah, non ho mai visto niente di simile. Dovresti tenerla al sicuro. Nella nostra base, sì, lo farò. Che cosa ti porta qui? Oggi mi sto coordinando con i nostri alleati. I ladri del bazar, i mercenari vicino all'arsenale e le atingane nel distretto di Costantino. Giornata impegnativa, Yusuf. Lascia che ci parli io con le atingane. Ho avuto qualche contatto con loro in passato. Questo mi leverebbe un peso. Se vai di fretta, puoi spostarti attraverso le nostre gallerie. L'aria là sotto è un tantino stantia, ma i ratti non sono più grossi di cani. Divertiti. Grazie. Ho visto gente più allegra sul patibolo. Ah, risparmiatevi l'ironia, Effendi. Oggi i bizantini ci hanno rubato i guadagni di 6 mesi. Mi dispiace. Posso aiutarvi? Forse. Per secoli la mia gente è stata diffamata e insultata. Ci hanno chiamate streghe e stregoni. E allora sia. Non rifuggeremo più questi epiteti, ma li accoglieremo. Incoraggiamo queste voci, già che è meglio essere famigerati che ignorati. L'idea mi pare buona. Ecco il piano. Chiunque abbia toccato quella cassa di denaro deve morire, ma con discrezione, come se fosse stato maledetto. La maledizione atingana sarà la nostra benedizione. Forse allora si decideranno a lasciarci in pace. Lo giuro, non volevo disonorare tua sorella. Nulla di buono. Largo, idioti! Un altro mercato. Bene, allora. Sono degli abili amministratori e che la città prospera come mai prima d'ora, nonostante il terremoto. Ma quando colpiremo e faremo tornare Costantinopoli quella fogna corrotta e misera che i nostri padri... Dici di stamattina? Adoro pisciare sui mendicanti a quel modo. Insieme una sartoria quasi farsi a pezzi davanti ai miliziani bizantini. Le cose non sono più come una volta. Mi mancano i vecchi tempi, quando stavo con i catapulti. Hai
Come possiamo aiutarvi? Dio, non posso credere quant'è pesante. Vuoi che la porti io? Che ci farai con la tua parte? Un pasto caldo, magari un bagno. Che cosa bevuto? Succede? Sta male? Fermatevi! Farete del male a qualcuno! Lascialo! Non possiamo restare! Calmatevi! Che fa? Il diavolo si è impossessato di quell'acqua! È la maledizione a Tingana. Dio ci aiuti. È stata una brutta idea. I trucchi sono sempre i migliori. State attento, Ezio. Ho saputo che la cassa è maledetta. Dove andiamo, mia bella signora? Di qua. E state in guardia. Avete mai sentito il termine gitano? Di frequente, sì. Sapevate che questa parola deriva dall'errata convinzione che la mia gente provenisse dall'Egitto? E lo trovate offensivo? Lo trovo buffo. Il mio popolo proviene dalla Persia orientale, ma in qualche modo siamo diventati cittadini di una terra che non abbiamo mai visto. La gente è lesta a giudicare e lenta a correggersi. La gente è stupida. Talvolta. Ezio, la risposta più semplice è sempre la migliore. Cose non sono più come una volta. Mi mancano i vecchi tempi. Quando stavo con i cataflacchi. A quel tempo sapevamo cosa fare. Dovreste controllare, assicurarvi che ci sia tutto. Vi siamo riconoscenti, Ezio. Ed ora in poi potete contare su di noi per qualunque cosa, quando volete. Sta bene. Se per caso dovessi aver bisogno di denaro, lo chiederò a voi.
assolutamente al di là della mia comprensione. I segni sulla chiave sono familiari. Il materiale l'ho già veduto prima. È simile alla mela dell'Eden, un'antica tecnologia risalente alla prima civilizzazione. Sei ferito? La caviglia. Come ti chiami, fratello? Altair, figlio di Umar. Umar? Ah, sì. Era un bravo uomo, morto così come è vissuto, con onore. Altair! Ci hanno traditi! Il nemico ha occupato il castello! Te la caverai. E al Molin? Dove si trova? Era all'interno quando i crociati sono entrati. Non possiamo fare niente per lui. Altair, lascia perdere. Dobbiamo ripiegare. Quando chiudo la porta del castello, aggirate i crociati nel villaggio e spingeteli nella gola. Non hai alcuna speranza. Abbas, niente errori. Un altro passo e il tuo mentore morrà. Non te ne andrai vivo di qui, traditore. No, tu fraintendi. Io non sono un traditore. Perché non posso tradire coloro che non ho mai amato. Allora sei due volte miserabile, perché hai vissuto nella menzogna.
Adesso chiami il tuo cane a proteggerti? Oh, mi deludi! Perché non condividi ciò che hai appreso con tutti come un assassino che si rispetti? Perché non condividi con i tuoi fratelli la reale estensione della tua ambizione? Dov'è il tuo senso di fratellanza? Un altro buon uomo muore e tu ancora non dici nulla. Sono stupito. Hai insegnato molte cose al Mualim, ma la pazienza non è mai stata fra queste. Parla ora, o ti taglierò la lingua così che tu non possa parlare mai più! Fiducia nel cuore degli uomini, Altair. I Templari conoscono la verità. Gli uomini sono deboli, vili e ignobili. No, il nostro credo dimostra il contrario. Forse non sono abbastanza saggio da capirlo. Ma sospetto il contrario. Che sono troppo saggio per credere a una tale follia. Gli hai dato un'occasione per conservare la dignità. Perché? Nessuno dovrebbe morire senza conoscere la gentilezza. Ma ha rifiutato la tua cortesia. Era suo diritto. Altair, t'ho visto abbandonare la fanciullezza in così breve tempo che ciò mi riempie di tristezza oltre che d'orgoglio. Ti adegui al ruolo di tuo padre come fosse stato pensato per te. Non lo conoscevo bene come padre. Era prima di tutto un assassino. Anche tu sei nato nell'ordine. Te ne penti? Posso pentirmi dell'unica vita che abbia mai conosciuto? Potrebbe accadere col tempo. E starà a te scegliere la via che preferisci. Vieni, ragazzo, e tieni pronta la lama. Questa battaglia non è ancora vinta. Quindi contenevano ricordi registrati, queste chiavi. Questi antichi sigilli. Ma che cos'è che cerca di dirci Altair, mi chiedo? Cosa vuole che sappia o che apprenda il futuro? Notizie del traditore Vali? L'avete trovato? Lui ha trovato noi mentre. Stamane due confratelli sono stati rapiti da questo covo. Adesso Vali chiede che cediamo la nostra proprietà ai Templari. No, noi non trattiamo con coloro che fanno leva sugli ostaggi. Noi li rintracciamo e li facciamo fuori. Allora dovremmo dividerci e rastrellare Galata. Non c'è tempo da perdere. Nasconde qui.
Colpite! Vali a farti questo? Scordati di me. È un tranello. Mi ha rapito per allontanare gli assassini dal quartier generale. Sarà diretto lì ora. Sei un soldato abile, Ezio. Ma non potrai salvare questa città da solo. Ti seguirò dai tetti. Un tempo il vostro credo mi era necessario quanto l'aria e l'acqua. Ma poi i turchi invasero la Valacchia e voi assassini non muoveste un dito. Come potevo continuare a credere? Se la filosofia d'un uomo non gli lascia difendere la sua gente, la sua casa e la sua famiglia, come può giovare al mondo? La pace sia con te.